Buonasera, buonasera a tutti. Siamo arrivati al secondo appuntamento di questa serie di videoconferenze che Legambiente Pordenone, assieme a Legambiente Friuli Venezia Giulia, ha diciamo, avviato una settimana fa per interrogarci un pochino su quello che ci aspetta alla fine di questa pandemia che stiamo vivendo, quando potremo finalmente uscire di qui, che cosa ci aspetterà? Ci sono molte voci che dicono che bisognerebbe cambiare, bisogna guardare a un futuro diverso, ma le spinte invece per un ritorno a quello che abbiamo invece visto finora, cioè a un business as usual, poi con Filippo Giorgi ne parleremo meglio, sono molto forti perché chiaramente l'interesse a che tutto torni davvero esattamente come prima è di molti. Quindi noi come associazione abbiamo pensato di dare il nostro contributo nel dibattito pubblico cercando di appunto portare dei punti di vista che ci interessano, che non è che siano slegati con quello che abbiamo sempre fatto, perché abbiamo sempre parlato di cambiamento climatico, abbiamo sempre parlato di sostenibilità ambientale. Tutte queste parole oggi ritornano in qualche modo nel dibattito pubblico e ci piacerebbe che diventassero concrete poi quando appunto torneremo, speriamo, a poter uscire di casa. Questa sera abbiamo come ospite, sono molto felice di presentarvelo, Filippo Giorgi, che è stato ospite tra l'altro di Legambiente moltissime volte e per questo lo ringraziamo sempre per la sua grande disponibilità. È sempre stato molto impegnato nella divulgazione, oltre che nella ricerca scientifica, e questo è un aspetto che riteniamo molto importante perché lo vediamo anche con l'emergenza che stiamo vivendo, il contributo della scienza è molto importante per prendere decisioni corrette. Filippo Giorgi dirige il settore fisica della Terra presso il Centro di Fisica Teorica di Trieste, fa parte dell'IPCC ed ha fatto parte dell'IPCC anche nel 2007, quando come gruppo hanno ricevuto il premio Nobel per la pace, ed è autore di questo libro, L'uomo e la farfalla, Franco Angeli, un libro che, come dire, aiuta a riflettere e comprendere soprattutto i cambiamenti climatici. Come vi dicevo prima, Filippo Giorgi è sempre stato molto interessato anche a comunicare la scienza. E, oggi sul Piccolo è uscito un intervento firmato da Giorgi con altri colleghi proprio su questo tema, sul tema di come tornare a una nuova normalità dopo questa epidemia. Ecco, Filippo, ti chiedo di dirci un po' che fine ha fatto, no, il dibattito sul riscaldamento globale, perché quello che abbiamo osservato in queste settimane è che mentre prima eravamo riusciti a fatica a far parlare un pochino del cambiamento climatico e della necessità di lottare contro il riscaldamento globale, attualmente sembra che non ci siano altre notizie che quelle relative al virus, che naturalmente è molto importante, ma ci sono altre emergenze. Ecco, allora, se ci dici perché è importante parlare di clima? Ciao Elisa, intanto, e saluto anche tutte le persone che stanno ascoltando. Io non sono un esperto di Facebook, quindi spero che tutto funzioni bene. E in effetti questo è vero. Tu pensa che io una settimana prima che scattasse questo allarme, quindi il 20 febbraio, ricevevo dai 4 ai 5 inviti per fare conferenze nelle scuole, in dibattiti pubblici,
associazioni e così via. E da allora niente. Praticamente dal 20 febbraio è stato cancellato tutto e niente, praticamente nei media si parla solo del virus. Questa cosa è perfettamente legittima e può essere capita perché questa è veramente una crisi. È una crisi epocale, la supereremo, magari ne parliamo dopo, ma nessuno sa come sarà la realtà e la vita dopo di questa pandemia. In realtà speriamo possa essere anche migliore. Ma la tua domanda era se effettivamente, è un po' la domanda dell'intervento, no? Se effettivamente c'è ancora una crisi climatica. E purtroppo no, non è che negli ultimi 2 mesi il clima sia cambiato, è tornato alla normalità, si parla solo di coronavirus. Purtroppo la crisi climatica è ancora in atto. Basti pensare che il 2019 è stato non solo il secondo anno più caldo da quando si prendono misure dopo il 2016, ma nel 2016 c'era stato un El Niño molto forte, nel 2019 non c'è stato, quindi praticamente questo è l'anno più caldo se uno filtra fuori questo fenomeno, ma poi c'è stata una serie di eventi veramente epocali, basti pensare alle ondate di calore che hanno causato gli incendi in Australia, lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia che ha avuto una velocità mai vista prima, ma poi alluvioni. È stato un anno veramente di tantissime anomalie climatiche molto molto rilevanti. Tra l'altro anche in Italia, perché non scordiamoci, in Italia abbiamo avuto nell'ultimo anno, anno e mezzo, fenomeni come la tempesta Vaia, come l'inondazione di Venezia, che è stata chiamata acqua alta, ma io onestamente darei un nome proprio appropriato a inondazione. Abbiamo avuto altri eventi, lo scioglimento dei ghiacci delle Alpi e così via. E anche adesso, praticamente sono 3 mesi che non piove qui in Italia, insomma, siamo in mezzo di una siccità. Io ho visto delle foto del Po che è a livelli bassissimi. Non se ne parla, ma se uno va e prende una foto del Po si rende conto dell'emergenza anche climatica a cui stiamo andando incontro. Quindi il problema è sicuramente ancora lì, non è cambiato niente. Diciamo paradossalmente l'unica cosa positiva che sta venendo fuori è che in questo momento l'ambiente sta vivendo il suo periodo d'oro, nel senso che le emissioni sono diminuite perché nessuno va più in macchina, tutte le industrie sono fermate, le acque sono molto più pulite di quanto siano mai state, addirittura sono limpide le acque di Venezia, di tutte le coste italiane ed è insomma, paradossale che il clima stia così bene, il clima e l'ambiente stia così bene in un momento in cui invece la società sta così male. Questo ci dice che c'è qualcosa che non va. Perché ormai la nostra società è così disconnessa dall'ambiente che non si riesce a stare bene tutti e due. Insomma, bisogna veramente cambiare le cose in modo che si possa vedere l'Himalaya dalle pianure dell'India non solo quando c'è una pandemia, ma sempre. E questo è certamente possibile. Quindi speriamo che appunto dopo questa pandemia possa cambiare un minimo il sistema sociale in cui viviamo e si possa godere dell'ambiente senza che ci sia una crisi di mezzo. E questo, Filippo, come sarebbe possibile? E soprattutto, questa crisi ci insegna anche un pochino che appunto bisognerebbe ascoltare gli scienziati, però, come tu sai molto meglio di me, voi scienziati del clima non siete stati affatto ascoltati o siete stati ascoltati molto poco. Che cosa potremmo imparare da questa situazione? Ma guarda, secondo me ci sono tante cose che possiamo imparare, nel senso che se uno fa le dovute differenze di scale temporali, cioè questa crisi si è evoluta nel giro di 2 o 3 mesi, la crisi climatica si evolverà nel giro dei prossimi 20, 30, 40 anni. Quindi con le dovute differenze temporali, in realtà ci sono molte, molte similarità in queste crisi.
Tu parlavi della comunicazione, adesso se ci ricordiamo all'inizio, adesso non dobbiamo pensare ad adesso, dove siamo nel mezzo della crisi, tutti quanti si sono resi conto della pericolosità, sono disposti a stare in casa e così via, ma voi vi ricordate che all'inizio il messaggio della gravità di questa crisi ha faticato ad entrare nella nostra quotidianità. Tra l'altro, l'Italia in questo senso è stata molto virtuosa perché in altri paesi come la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, vediamo cosa sta succedendo adesso negli Stati Uniti, lì sarà un vero massacro se continua così. Questa comunicazione da parte della scienza, della gravità della situazione, non era arrivata in maniera molto tempestiva, per cui questa crisi ha trovato un sistema sanitario ed anche un sistema sociale completamente impreparato. E questo è lo stesso rischio che possiamo avere nel caso dei cambiamenti climatici. Io faccio l'esempio delle mascherine. Adesso, dopo 2 mesi della crisi, ancora non ci sono mascherine per tutti quanti. Questa è una cosa assurda, pazzesca, adesso senza fare polemiche, ma per dire di quanto il nostro tessuto economico fosse impreparato all'emergenza che stava arrivando, perché insomma, fare le mascherine non mi sembra una cosa da rocket science, eppure le dobbiamo importare dalla Cina, dalla Russia, insomma, è incredibile che non riusciamo a farle noi. Un altro elemento molto importante che accomuna la crisi climatica alla crisi pandemica è proprio la parola pandemia, cioè questo è un fenomeno globale. Anche la crisi climatica è un fenomeno globale. Quando un fenomeno è globale, la risposta deve essere coesa, deve essere condivisa da tutti quanti allo stesso modo. Perché l'Italia può fare quello che vuole, può no, tutti a casa, questo e quell'altro, ma se non lo fanno tutti i paesi del mondo, questa pandemia non andrà mai via. Se ogni paese ha una politica diversa, come purtroppo succede anche nel caso dei cambiamenti climatici, non se ne esce fuori, o almeno non se ne esce fuori in maniera con la velocità con cui se ne potrebbe, la velocità e l'efficienza con cui se ne potrebbe uscire fuori. E la cosa più paradossale è che questa crisi, al posto di alimentare la cooperazione, sono stati chiusi tutti i confini, sono stati eretti muri quantomeno virtuali, diciamo così, che insomma, l'Europa, ognuno è andato per fatti suoi, per fatti propri, l'America diverso da quello che ha fatto altri paesi. Quindi, e questo è un po' quello che sta succedendo anche nel caso della crisi climatica. Ogni paese ha interessi diversi, percezioni diverse del problema. Quindi questa è una lezione molto importante, che dobbiamo imparare. Occorre una risposta molto coordinata a livello globale, ma anche basata sull'impegno personale. Uno può fare tutti gli accordi che vuoi, tutte le direttive che vuoi, la protezione civile può dire quello che vuole, se la gente esce di strada senza mascherina e a farsi una passeggiata non si esce fuori dalla crisi. E lo stesso è con il clima. Tu puoi fare tutti gli accordi internazionali che vuoi, se anche nel nostro quotidiano non ci comportiamo in modo da limitare le emissioni, salvaguardare l'ambiente e così via. Non se ne esce fuori. Quindi tutto quello che ho detto può essere applicato al coronavirus o al cambiamento climatico, semplicemente con le dovute diversità di scale temporali. Ma in effetti ci sono, come tutte le crisi globali, ci sono molte, molte similarità fra le due problematiche. Quindi io spero che noi possiamo imparare da questa crisi del coronavirus per non fare gli stessi errori con la crisi dei cambiamenti climatici che verrà, se non si farà niente, questa crisi verrà. Adesso io non voglio spaventare la gente ancora di più quanto sia spaventata, anche io sono spaventata, ma è inutile nascondersi. E se le cose continueranno così, nelle prossime decadi andremo di fronte ad un clima sempre più ostile. Quindi impariamo da quello che sta succedendo adesso per evitare quello che potrebbe succedere dopo. Filippo, scusa, però forse c'è
rispetto al cambiamento climatico, il problema è che molti dicono che non è vero che è causato dall'uomo e quindi, essendo cause naturali, noi non possiamo fare niente. Ecco, ci dici che cosa sostiene la comunità scientifica e che cosa a quale accordo è arrivata? Ma guarda, questo ormai è un tema che viene dibattuto solamente da pochi, veramente, non so, ormai la comunità scientifica è abbastanza, abbastanza, è del tutto concorde nell'attribuire la maggior parte dei cambiamenti climatici che osserviamo alle attività umane, alle emissioni dei cosiddetti gas serra o gas ad effetto serra. Quindi, soprattutto con l'uso dei combustibili fossili. A me quasi mi viene da sorridere quando ancora si mette in dubbio questa cosa qui, perché è come mettere in dubbio che il virus ci sia un contagio se noi parliamo senza mascherina per più di mezz'ora. Cioè, ormai nella comunità scientifica non si discute neanche più questo aspetto. Ormai la vera discussione è cosa fare per prevenire che, come nel caso della pandemia, che la cosa sfugga di mano e sia di una tale. Veramente ci sono tante similarità. Cioè, il problema della pandemia era che i sistemi sanitari, no, non potessero ricevere quest'ondata. Lo stesso con i cambiamenti climatici. Il problema è che la società non potrà assorbire tutti i problemi che saranno legati ai cambiamenti climatici. L'aumento di eventi catastrofici, l'innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, aumento di siccità, queste sono tutte cose che ci colpiranno sempre di più e sarà sempre più difficile sostenerle, proprio come quello che è successo in Lombardia. Insomma, ci sono tante similarità e quindi dobbiamo proprio lavorare adesso, prima che succeda, prima che venga l'ondata, dei contagi, diciamo così, per evitare che questa venga. E non dover ricorrere a misure, chiamiamole draconiane, insomma, per chi conosce questo termine, per cui poi dobbiamo stare tutti a casa. Noi, si può evitare questo con un'adeguata opera di prevenzione. Prima di chiederti come si può evitare questo, ti chiedo di spiegarci che cosa si intende per hotspot climatico, che è un termine tra l'altro che hai introdotto tu e che porta l'Italia, dovrebbe portare l'Italia a essere ancora più preoccupata che altri paesi per la crisi climatica. E come già dicevi, la siccità che stiamo vivendo in queste settimane è veramente preoccupante. E tocca tra l'altro moltissimi settori già oggi, per cui perché in alcuni luoghi del mondo il cambiamento climatico ha una forza diversa, più dirompente? Diciamo che quello è uno dei problemi più gravi riguardo al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici associati a questo riscaldamento globale, perché questo non sarà uniforme da tutte le parti del globo, ma alcune zone sono più sensibili di altre per diversi motivi. Queste zone più sensibili, appunto, in un articolo del 2006, io le ho chiamate hotspots o zone calde del riscaldamento globale, sono zone più sensibili per vari motivi. La zona calda, la zona hotspot per eccellenza è l'Artico. Sappiamo tutti che l'Artico al momento si sta riscaldando ad una velocità tripla. Quasi tripla della media globale. Il globo si è riscaldato di poco più di 1 grado nell'ultimo secolo, le zone dell'Artico si sono riscaldate di 2 gradi e mezzo, 3 gradi. Questo perché? Perché lo scioglimento dei ghiacci associato al riscaldamento innesca un processo che noi chiamiamo di retroazione, di feedback in inglese, che tende ad amplificarlo. In che modo? Il ghiaccio ha una grande riflettività della luce solare. Se io sciolgo il ghiaccio, mi si libera sotto la superficie, che può essere acqua o può essere suolo, che è più scura,
quindi assorbe di più la luce solare, scioglie ulteriormente il ghiaccio, libera ulteriormente superficie più scura e si innesca un processo che si autoalimenta. Questo è quello che succede nell'Artico e nell'Artico sta succedendo un disastro completo, nel senso che la copertura dei ghiacci in estate è già dimezzata rispetto alla normalità, i ghiacci della Groenlandia si stanno sciogliendo ad una velocità che ogni anno cresce sempre di più anche per l'effetto dell'inquinamento, delle particelle di inquinamento che scuriscono il ghiaccio. E questo è un problema grave perché questo accelera poi l'innalzamento del livello del mare. Quindi di queste zone calde, per processi diversi, nel globo ce ne sono diverse. Un'altra zona calda molto importante è proprio il Mediterraneo. Il Mediterraneo è una di quelle zone che i nostri modelli ci dicono si sta riscaldando, i nostri modelli, le osservazioni ci dicono si sta riscaldando molto di più della media globale. Basti pensare che il territorio italiano in media negli ultimi 100 anni si è riscaldato di 2 gradi rispetto a 1 grado della media globale. E questo perché? Perché uno degli effetti del riscaldamento globale è quello di spostare le perturbazioni verso i poli. Quindi perturbazioni che normalmente porterebbero pioggia qui da noi si spostano verso nord, piove di più nel nord Europa, centro Europa, dove già adesso piove tanto, e piove di meno da noi, quindi fa più caldo, ci sono meno nubi, c'è più insolazione e quindi si crea un clima molto più secco e molto più caldo di quello che sarebbe oggi. Noi abbiamo, non, tu hai visto una volta, ho fatto vedere questa specie di gioco che abbiamo fatto, in cui abbiamo detto: nel caso business as usual, quale sarebbe il clima futuro che più, diciamo, prendi una città, Trieste o Udine, dice alla fine del secolo il clima di Trieste o Udine sarebbe simile a quale città oggi, per dare un'idea di questo riscaldamento? Ed è uscito fuori che città come Trieste e Udine avrebbero un clima che oggi si trova in Sicilia. E ovviamente città come Napoli, come Palermo, anche come Roma, avrebbero un clima praticamente desertico come oggi c'è in Nord Africa. Prendi tutta l'Italia, la sposti 1.000 km più a sud e più o meno hai un'idea di quello che sarà il clima futuro. Adesso, se il clima dell'Italia sarà come il clima del Nord Africa, i migranti adesso vengono dal Nord Africa, possiamo solo pensare un attimo a quali saranno i prossimi migranti, costretti a andare via da zone più desertificate per trovare dei climi migliori. Quindi il problema delle hotspot è che, specialmente se sono in zone povere e già di per sé vulnerabili, alimenterebbero queste cosiddette migrazioni di massa di rifugiati climatici, cosa che molti pensano già stia avvenendo, e questo ovviamente sarebbe un problema enorme, di cui noi potremmo essere vittime, non, come dire, non quelli che accolgono, ma quelli che vorrebbero essere accolti. Sì, ecco, andando a vedere un po' che cosa si può fare, che cosa potremmo fare, nell'articolo del Piccolo che menzionavo prima, uscito oggi sul Piccolo, un intervento tuo con altri colleghi, dite: la crisi Covid-19 ci offre l'occasione di cambiare rotta, un'occasione storica che non dobbiamo perdere, anche perché le soluzioni sono già qui, alla nostra portata. E qui fate alcuni esempi. In effetti io sono assolutamente convinto che potrebbe essere una grande occasione di rinascita. Non sono l'unico, sono tanti che pensano che è un tale punto di rottura rispetto al passato che da un lato nessuno può prevedere come sarà la vita dopo il 3 maggio. Io onestamente non credo che il 4 maggio andremo tutti al pub a farci uno spritz come si faceva prima. Ci vorrà molto tempo prima di tornare ad un minimo, o insomma un po' di tempo, diciamo, adesso non lo so io, ma a trovare un minimo di normalità. Ma la domanda che uno si pone è quale normalità vogliamo effettivamente creare nel nostro futuro. E noi viviamo, come dicevo prima, il nostro pianeta è sotto assedio
non solo per i cambiamenti climatici, ma per tanti, tanti problemi ambientali, tu lo sai benissimo. C'è l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento dell'aria. È stato fatto uno studio l'anno scorso, 2 anni fa è uscito, uccide di morte prematura, cioè fa la stessa cosa del Covid. Covid uccide di morte prematura per lo più chi ha già qualche patologia. L'inquinamento fa la stessa cosa, uccide dalle 5 ai 7 milioni di persone all'anno. Il Covid finora ne ha uccise 160.000. Quindi l'inquinamento non viene chiamato pandemia, ma è una pandemia. I numeri legati alle morti da inquinamento sono numeri astronomici. Poi c'è l'inquinamento delle acque, adesso. Prima di questa pandemia si parlava tanto delle plastiche nell'oceano. Non è che queste plastiche siano scomparse perché non se ne parla più alla TV, anzi, probabilmente adesso sono, cioè forse di più no, ma non lo so. Insomma, c'è il problema della fertilità del suolo, dell'uso del suolo che viene sfruttato troppo e quindi perde fertilità. C'è il problema dell'urbanizzazione selvaggia, soprattutto nei paesi emergenti. Io non so chi sia mai stato in una di queste megalopoli urbane in Africa, nel sud-est asiatico. Si vive in maniera folle, insomma, ma anche in tante megalopoli nei paesi industrializzati. Quindi c'è veramente un pianeta sotto assedio in cui c'è un uso indiscriminato delle risorse che sono limitate. Quindi si può fare molto per cambiare le cose. Adesso. Ci vorrebbe tantissimo tempo per questa discussione, quindi io voglio indicare solo due o tre cose che a me sono particolarmente care. La prima è quella dell'efficienza energetica, dell'efficienza in generale, della riduzione degli sprechi. Oggi noi viviamo in una società degli sprechi, noi sprechiamo tutto, sprechiamo a parte il tempo, ma sprechiamo anche acqua, sprechiamo il 30% del cibo che viene prodotto e sprechiamo dal 60 al 65% dell'energia che viene prodotta. L'energia significa emissioni perché oggi l'80% dell'energia proviene dall'uso di petrolio, carbone e così via. Quindi riduzione, diciamo, aumento dell'efficienza energetica, cosa che si può fare con delle misure anche banali ed anche con l'impegno personale. Poi il passaggio alle energie rinnovabili. Io sono un grandissimo sostenitore di questa decarbonizzazione del sistema energetico. Io penso che oggi sia assurdo. Avete visto il prezzo del petrolio? Che cosa ha fatto? Siamo arrivati addirittura ad un prezzo negativo. Siamo arrivati alla assurdità che le compagnie petrolifere bruciano il petrolio senza farci niente, perché lo devono per forza tirare fuori, non sanno a chi venderlo e allora lo bruciano. Ti rendi conto dell'assurdità di questa cosa qui? Viviamo in un mondo economico completamente assurdo, queste cose non possono succedere. Invece, passando ad un sistema più basato sulle energie rinnovabili, questo non succederebbe perché se a te non servono, tu spegni, no, la pala eolica, spegni il generatore fotovoltaico e prendi l'energia quando ti serve. Ed oggi la cosa importante da dire a chi ci ascolta. Le energie rinnovabili, non solo tecnologicamente già si può fare questa riconversione, ma anche economicamente. Oggi è più conveniente, o quantomeno altrettanto conveniente, costruire una centrale eolica o una centrale energia solare piuttosto che una centrale a combustibili fossili. E mentre le centrali eoliche solari saranno sempre più economiche perché migliora la tecnologia, quella a combustibili fossili costeranno sempre di più perché costerà sempre di più tirar fuori petrolio, carbone e così via. Quindi passaggio alle rinnovabili, questo stava già succedendo prima della crisi ed è molto molto importante che questo cammino continui anche dopo. Quindi io sono un grande sostenitore degli incentivi alle rinnovabili, all'elettrificazione, all'auto elettrica, all'elettrificazione della nostra vita, diciamo così, anche perché i motori elettrici sono molto più, hanno un rendimento molto più alto dei motori termici. Altre due cose volevo dire. Un'altra cosa è l'economia a chilometro zero.
Questa è una cosa per me molto importante, soprattutto molto importante per l'Italia. Io penso che sia assurdo. Io nel mio articolo ho fatto l'esempio delle mascherine, ma è una cosa assurda che in Italia, dove si fanno le Ferrari che vincono i campionati mondiali, non sempre, ma ogni tanto vincono, non si riescono a fare 100 milioni di mascherine dopo 2 mesi che c'è stata. E che devono essere importate dalla Russia, poi si fermano nella Repubblica Ceca o da qualche parte dove fermano i campi. Questa è una cosa assurda, è una cosa che potremmo fare noi a chilometro zero, ma l'agricoltura, ma valorizzare quello che noi abbiamo, l'artigianato, valorizzare le piccole imprese. E secondo me bisogna cambiare un po' questo sistema economico e ritornare un po' al chilometro zero, cioè a seguire le stagioni con quello che si mangia e così via. No, non è un grande cambiamento dal punto di vista della nostra vita, voglio dire, non è che uno debba mangiare le fragole ogni volta anche a dicembre, per dirne una, no? È quello che facevano i nostri padri, le nostre madri, insomma, non stiamo parlando di cose incredibili. Quindi questa è una cosa che ci tenevo a dire. E poi la terza cosa è che il mondo sta andando in una direzione, secondo me, molto pericolosa, in questa sua disparità sociale fra i ricchi e i poveri. Oggi io leggevo, proprio per mettere dei numeri in quell'articolo, che il 50% della ricchezza mondiale è nelle mani dell'1% della popolazione. Allora, questa è una cosa assurda, ma assurda non solo dal punto di vista etico, politico, come voi, non sto facendo quello, io sto facendo un discorso ecosistemico, cioè in qualsiasi ecosistema, se tu hai una larga popolazione che vive nella povertà e quindi è molto vulnerabile, il sistema sarà vulnerabile. Se tutto è nelle mani di uno e a quella persona succede qualcosa, crolla tutto. Invece, quando le risorse sono condivise, sono in qualche modo decentrate, il sistema, dal punto di vista proprio la natura ce lo insegna, sopravvive molto meglio perché può adattarsi molto meglio alle crisi. Adesso chi sta morendo? Sono i più vulnerabili, sono i più poveri. Negli Stati Uniti stanno morendo le persone per strada, capito? Quindi se una maggiore, come dire, distribuzione, una distribuzione più equa delle risorse, non stai dicendo estratti comunismo, non comunismo, eccetera, ma un minimo di distribuzione più equa delle risorse, proprio dal punto di vista degli ecosistemi, ci darebbe un sistema sociale molto, molto più resistente a questo tipo di crisi e a tutte le altre che verranno. Quindi questi 3 punti, rinnovabili, efficienza energetica, chilometro zero e quindi anche economia circolare, quindi riciclare, riuso e riciclo delle risorse, e poi molto importante, penso, una maggiore equità sociale. Mi piacerebbe leggervi una parte dell'articolo, un piccolo brano dell'articolo che avete firmato perché mi sembra molto, molto bello. Queste sono tutte azioni che non richiedono una rivoluzione tecnologica, ma una rivoluzione culturale incentrata non sul PIL, ma sulla qualità della vita. Questa rivoluzione culturale però ha bisogno di alcune basi come l'educazione e la ricerca. Oggi capiamo quanto la scienza e la cultura siano importanti per salvaguardare la società, eppure l'Italia è uno dei paesi che spende meno fra quelli industrializzati per educazione, ricerca e sviluppo. Anzi, questi sono tradizionalmente fra i primi settori a essere tagliati nei casi di riduzione di disponibilità finanziarie. Ecco, questa parte, Filippo, credo che sia. Quindi qui tocchi un tasto molto dolente, nel senso che oggi ci rendiamo, io spero che tutti quanti si rendano conto di quanto sia importante la scienza, non perché si scoprono i buchi neri o le onde gravitazionali, adesso non voglio fare polemiche, cioè, ma perché la scienza veramente aiuta la vita di tutti i giorni. È la scienza che ci aiuta a capire come il virus si trasmette. Qual è la velocità, cosa fare,
o cosa non fare per rispondere alla crisi. E lo stesso, la scienza sono anni che ci dice quali sono i pericoli legati a tante crisi ambientali che ci sono nel mondo, i cambiamenti climatici, inquinamento e così via. Però, come dicevi tu, l'Italia, qui in Italia è una situazione abbastanza particolare. Allora, io vivo in un ambiente accademico, quindi mi rendo conto di queste cose. Anche le due persone che hanno cofirmato con me l'articolo, uno era rettore dell'Università di Trieste, l'altro è un docente all'università, sanno benissimo che la ricerca italiana è una di quelle per cui si spende meno in termini di percentuale del PIL. Non solo questo, ogni volta che c'è una crisi, una qualsiasi cosa dove bisogna tagliare da qualche parte, scuola e quando dico ricerca dico anche scuola, dico educazione nelle scuole. Il sistema scolastico italiano, oggi come oggi, è uno dei migliori al mondo. Io ho vissuto negli Stati Uniti, ho vissuto in altri paesi e posso dire che, per esempio, rispetto al sistema scolastico americano, quello italiano è molto superiore, però sta deteriorandosi sempre di più perché per tanti motivi, adesso non mi metto a discutere troppo, anche l'università in un certo senso sta deteriorandosi, perché ogni volta che c'è una crisi si taglia lì, perché in Italia si pensa che tanto di scienza si può vivere senza, tanto di cultura si può vivere senza. In altri paesi c'è un rispetto e una fiducia, direi, anche molto maggiore, nella ricerca, nella scienza e così via. L'Italia potrebbe essere all'avanguardia in tanti campi, come la high tech, la ricerca digitale, ma tanti campi potrebbe e dovrebbe. Quello che oggi c'è in California, una Silicon Valley, potrebbe essere qui in Italia, perché le capacità ci sono, ma non c'è la volontà politica perché, ripeto, ogni volta si taglia dove è facile tagliare perché magari non sono in tanti a lamentarsi e anche perché il sistema va ancora avanti, no? Un po' come il sistema sanitario. Era sotto una crisi pazzesca e poi con grande sacrificio di tutti, e lì veramente bisogna ringraziare medici, infermieri e così via, e si è tenuta sulla baracca. Però il sistema era sotto grandissime pressioni, insomma, è stato tagliato tante volte. Nella ricerca succede esattamente lo stesso. Abbiamo un sistema che strutturalmente è molto debole, però poi ci sono tante eccellenze e queste eccellenze lo tengono a galla, fanno sì che, insomma, si riesca ad andare avanti e in alcuni campi si riesca ancora ad essere fra i migliori nel mondo, purtroppo non in tutti i campi. E quindi io spero che la ripartenza, serviranno tanti soldi, no? 100 miliardi, 200, 1000 miliardi, ormai non si capisce, non so, sono numeri che uno non si riesce neanche ad immaginare, ma spero che non decidano di prenderli dalla ricerca, dalla scuola, dalla sanità, ma insomma che si cerchino di recuperare in altro modo. Martina, ti chiederei se ci sono domande da Facebook, se ci vuoi segnalare qualche domanda. Sì, buonasera. Eccoci. Allora, le domande sono veramente tante e anche commenti, osservazioni, mi scuso in anticipo per quelli che non riuscirò a leggere. Allora, Nadia Breda, professoressa dell'Università di Firenze, inizia con un commento che ci dà un po' di speranza, cioè ho convertito in controtendenza il mio corso di studi in un corso sui cambiamenti climatici, ha iniziato questa settimana. E prosegue chiedendo, osservando che lo studioso Mike Ulme dice che le azioni di contenimento sui cambiamenti climatici non potranno che essere localizzate, anche se frammentate, altrimenti non si parte mai. E ancora una domanda, osservazione, il Green Wall dell'Africa e della Cina sono buone soluzioni, ma saranno sufficienti? Lorena ci segnala che il consenso sull'origine antropica dei gas serra è del 100% nella comunità scientifica, ormai assodato. E intanto ne leggo un po', Filippo, poi magari rispondi collettivamente.
Giovanni Carrosio, che è stato nostro ospite alla scorsa videoconferenza, scrive: facciamo il confronto con i terremoti, non li possiamo controllare ma possiamo costruire meglio per essere più resilienti e riorganizzare il modo di vivere nelle aree sismiche per prevenire gli effetti negativi dei terremoti. Nonostante questo, ogni terremoto ci trova impreparati e ogni volta nominiamo commissari. Come facciamo a fare sì che i sistemi politici e sociali agiscano secondo principi di precauzione e prevenzione e non di emergenza? Il post-Baia, per esempio, è dettato da criteri di riforestazione resiliente, oppure si è tornati al tutto come prima? Ecco, con questo commento abbastanza intenso mi fermerei qua per la prima parte delle domande. Allora, magari parto da quest'ultima notazione. Allora, io sono, capisco molto bene quello che collega, posso dire, sta dicendo, nel senso che, allora, io vengo dall'Aquila, quindi so bene, ho avuto famiglia, insomma, che ha vissuto il terremoto e così via. E la cosa che a me ogni volta... io sono abruzzese, Aquila, vicino all'Aquila, insomma, sono scappato di casa nella mia vita almeno 3 volte, il terremoto dell'Irpinia, altri vari, eccetera. La cosa che ogni volta mi sconvolge è che ogni volta che c'è un terremoto sembra che sia stato il primo terremoto. Cioè, sembra che dal terremoto prima non abbiamo imparato niente, o insomma, abbiamo imparato poco. Quindi sono veramente d'accordo con... adesso non ricordo il nome, con la persona che ha notato questa cosa qui, che in Italia purtroppo non c'è questa cultura della prevenzione. E in tutto, in tante cose. C'è una grandissima efficienza una volta che il disastro è avvenuto, c'è un grande cuore della gente, che si vede anche adesso, perché in altri paesi... i cittadini non rimangono a casa, stanno lì a fare delle stupide proteste senza senso e a peggiorare la situazione. Invece, tutto sommato, in Italia c'è stata una risposta, direi, molto, molto civile, con una grandissima coscienza civile. E bisogna migliorare proprio questo aspetto. Secondo me, dalla politica, la nostra politica è molto... non riesce a pensare a lungo termine, no? Riesce a pensare solo... a termini molto limitati, dico la nostra, ma magari anche in altri paesi è lo stesso, e adesso io non so questo, ma bisogna proprio cambiare l'atteggiamento politico e dire no, non vogliamo guardare al prossimo anno, fra 2 anni, eccetera, ma dobbiamo prepararci alle prossime crisi, perché quando vengono queste crisi, sono crisi difficili e la preparazione può richiedere molto tempo. Quindi se non si fa in tempo, cioè se le mascherine non le fai prima, poi magari non le puoi fare che se sono tutti malati, capito? Quindi qui sono d'accordo appunto con la persona che ha parlato, in cui ha detto che bisogna veramente migliorare questa, come dire, questa cultura della prevenzione. Cominciamo a farlo a livello personale. Una volta si andava al dentista solo quando era troppo tardi, c'era quando io ero ragazzo. Adesso c'è la prevenzione nella nostra vita, facciamo polizze di assicurazione perché vogliamo prevenire disastri futuri. A livello di comunità, a livello di società, a livello civile ancora non lo facciamo, dobbiamo migliorare questo aspetto. Come si fa? Niente, bisogna spingere sempre su questo tasto e continuare a parlare di prevenzione. E adesso non ricordo la prima domanda della professoressa, intanto mi congratulo perché io penso che oggi nella scuola, questo messaggio che do ogni volta, ci dovrebbe essere una materia che si chiama educazione ambientale, perché oggi come oggi l'ambiente... e i problemi legati all'ambiente sono uno dei fattori più importanti nella nostra società, non sono un fattore collaterale. Non è che uno fa tutto il resto, poi vabbè c'è il fiume un po' inquinato, pazienza. Oggi il mondo è globalizzato, gli stress sull'ambiente sono stress enormi, per cui tutti noi dobbiamo essere coscienti di quello che sta succedendo. E quindi io spero, ecco, prendendo come esempio quello che ha fatto questa insegnante, che
in tanti altri posti si comincia a parlare non solo di cambiamenti climatici, sicuramente anche di cambiamenti climatici, ma di tutti i problemi ambientali che ci assillano, che sia proprio una materia importante, non di 2 o 3 ore. Io, insomma, una figlia che fa il liceo, un altro figlio un po' più grande, insomma, ho visto, sì, ogni tanto si studiano queste cose, ma in maniera abbastanza blanda, mentre invece queste dovrebbero essere al centro proprio dell'educazione della prossima generazione di ragazzi. Non so se ti va Nadia, la domanda sì, onestamente. Nadia, se la professoressa si chiedeva se il Green Wall dell'Africa e della Cina, per quanto siano Ok. buone soluzioni, se saranno sufficienti. Guardi, purtroppo non c'è nessuna soluzione sufficiente, questo è il problema. Non c'è una, immagino che si riferisca al cambiamento climatico, non c'è una cura per tutto, non c'è una pillola che possiamo prendere che ci cura da tutti i mali. Non basta la riforestazione, non basta da solo la riconversione energetica, non basta diventare tutti vegetariani, adesso non, magari non tocchiamo quel tasto, eccetera. O magari ridurre, scherzavo, diciamo ridurre l'uso di carne, quindi gli allevamenti intensivi. Bisogna fare, come si dice in gergo, un portfolio, no? Di un insieme di policies, di attività, di risposta appunto ai cambiamenti, alcune le ho già presentate, e tutte insieme porteranno alla soluzione del problema. Quindi non possiamo illuderci che basti fare una singola cosa. Tutto aiuta, diciamo, tutto è necessario, ma niente è sufficiente. Quindi ci sono tante cose che dobbiamo fare tutte insieme. Spero che questo sia risposta alla domanda. Allora, andiamo avanti perché sono veramente tante e continuano ad arrivare. Due domande veloci sulle tempistiche. Ilaria chiede: è vero che ci rimangono 60 raccolti prima dell'esaurimento totale della fertilità dei suoli? E sempre parlando di tempo, Pasquale si chiede: fra quanti anni si prevede che con questo trend Napoli diventi climaticamente simile alle città nordafricane soggette alla desertificazione? Allora, sulla prima domanda, onestamente, io non l'ho mai sentita questa cosa dei 60 raccolti. Non vorrei che fosse una delle fake news che girano nel web. Quindi non, penso di no, ma non so rispondere a questa domanda. Non l'ho mai sentita questa storia. Magari posso informarmi un po' in giro, ma non lo so. Allora, sulla seconda domanda, la questione di Napoli, l'esercizio che noi abbiamo fatto è stato di appunto vedere il clima futuro, eccetera, nel caso prima di tutto del cosiddetto scenario business as usual, quindi diciamo in cui praticamente l'uso di combustibili fossili continui più o meno in linea con quello che sta succedendo adesso, che quindi è uno scenario molto, come dire, pessimistico, diciamo così. Io spero che non si arrivi a quel punto. In quel caso lì si parla di qualcosa fra un 50-60 anni, quindi sempre un certo numero di decadi. Però Napoli finisce non tanto in Nord Africa, ma anche un po' più a sud del Nord Africa, diciamo per la fine del secolo, cioè veramente. L'Italia meridionale veramente avrebbe una grande riduzione di precipitazioni, almeno secondo quello che dicono i modelli, ma anche secondo quello che è l'andamento attuale. Veramente l'Italia meridionale è fortemente a rischio di desertificazione, di processi di inaridimento che potrebbero anche per alcune zone definirsi desertificazione. Si parla di 50-60 anni, quelle sono le tempistiche. Ok, un paio di domande politiche. Roberto, chiede: si taglia sulla salute, ma si spinge per tante opere inutili e dannose per l'ambiente. Dovremmo essere in grado di sollecitare i tagli nella direzione giusta. E Lorena chiede direttamente: come convinciamo i politici ad impegnarsi realmente per il futuro dei nostri figli anziché quello delle grandi compagnie petrolifere? Andiamo al discorso di prima, si taglia dove è facile tagliare. Sanità, scuola,
ricerca perché non ci sono grossi interessi economici dietro. Purtroppo è così. Purtroppo dove ci sono grandi lobby che tirano, hanno una grandissima influenza sulle politiche. Rispondendo anche alla seconda domanda, come dobbiamo fare? Allora, io lì, secondo me, è veramente una questione di cultura, deve cambiare la cultura dal basso. È una cosa che richiede un po' di tempo, ma cominciare nelle scuole, parlare con i ragazzi e così via, perché i ragazzi sono molto più recettivi di queste problematiche di quanto sia magari la mia generazione. E solo in questo modo, secondo me, si possono cambiare le cose. Insomma, ci sono dei movimenti adesso che a me piacciono molto, che insomma, purtroppo c'era una grandissima attività prima di questa crisi. Adesso, tra l'altro, venerdì 24 è il prossimo sciopero dei Fridays for Future. Faranno uno sciopero virtuale adesso, ho visto su internet, ma insomma, io spero che un movimento che non si indebolisca per questo coronavirus. Bisogna farsi sentire, bisogna che questo venga dal basso, perché bene o male, prima o poi i politici dovranno sentire. Cioè, allora, in Italia perché i politici non si interessano di ambiente? Perché non si parla di ambiente? Avete mai visto la TV? A parte qualche programma di Tozzi, bellissimi programmi, ma insomma ce n'è uno ogni tanto. Non si parla mai di ambiente. Cioè, oggi si parla sempre di coronavirus. Voi vi ricordate Greta che ha detto? Greta ha detto, ma dovremmo parlare sempre di cambiamenti climatici se è una crisi così grande. Ma è vero. Io non dico che se ne deve parlare tutti i giorni dando, non so, decessi e guarigioni tutti i giorni, ma bisognerebbe parlarne molto di più, perché è in ballo veramente il futuro come è in ballo adesso il futuro della società come la conosciamo. Noi non sappiamo se torneremo alla società che avevamo prima, ma non lo sappiamo neanche nel caso dei cambiamenti climatici. Quindi bisogna parlare più del problema e questa spinta deve venire dal basso, quindi dai ragazzi, da tutti. E questo è l'unico modo. Prima o poi la politica dovrà rispondere di questo. Aggiungo un'altra cosa, secondo me una grande arma che noi abbiamo non è solo quella di votare, va bene? Ma è anche quella che siamo consumatori. E come consumatori abbiamo una grandissima forza, perché noi possiamo decidere se comprare delle patate fatte in un certo modo o delle patate fatte in un altro modo, anche se ci costa 5 centesimi in più. Possiamo decidere di comprare da una determinata azienda piuttosto che da un'altra, perché questa determinata azienda ha delle politiche più vicine all'ambiente, che sfrutta di meno chi lavora e così via. Queste cose noi possiamo deciderle. E se le faccio solo io, le fa solo Elisa, sì, serve a qualcosa, ma non a tanto, o le fa solo Martina. Dobbiamo farle tutti, se siamo 1 milione di persone come consumatori a mandare dei messaggi, vedrete, vi assicuro che le compagnie, quando vedranno la forza di questo tipo di cose, risponderanno. Quindi ci sono cose che collettivamente possiamo fare, sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista proprio economico, proprio del consumo, perché alla fine siamo noi che compriamo, che mandiamo avanti l'economia. Se noi decidiamo di voler mandare avanti solo un tipo di economia, io penso che possiamo farlo. Non so se questo risponde, insomma, era una domanda difficile. Sì, a proposito di questo, sto leggendo tanti commenti diametralmente opposti su questo tema, no? C'è chi dice le azioni di contenimento e i cambiamenti climatici non potranno che essere localizzate, anche se frammentate, altrimenti non si parte mai, forse l'ho già letta. E chi sostiene che appunto i cambiamenti individuali sono certamente importanti, ma senza cambiamenti sistemici profondi. Non si può pensare di cambiare nel modo necessario. E poi c'è il nostro responsabile energia di Legambiente, Cristiano, che come sempre sostiene a gran voce che dobbiamo convincere noi stessi a cominciare subito con piccoli gesti e piccoli investimenti quotidiani a ridurre le emissioni di gas serra, risparmiando energia e investendo in rinnovabili. La pone come una domanda provocatoria. Non c'è una soluzione, c'è un ventaglio di soluzioni che vanno prese tutte insieme. Certo, bisogna che ci siano delle regolamentazioni a livello,
non solo di nazioni, ma a livello europeo e a livello mondiale, perché ovviamente non si può fare senza di quegli accordi, senza che a livello sistemico si vada verso una certa direzione. Faccio un esempio, gli incentivi alle rinnovabili, no? Quando c'erano gli incentivi alle rinnovabili, che adesso stanno diminuendo, la ricerca sulle rinnovabili ha fatto dei passi da gigante e questo ha spinto più persone ad usarli. Quindi più persone li usano e più il sistema si adegua. Quindi ci vuole, secondo me, come nel caso del coronavirus, impariamo da quello che sta succedendo. Sì, c'è la direttiva, non bisogna uscire e se esci ti devi mettere la mascherina. Ma voglia fare la direttiva se poi noi non lo facciamo. Se tu esci per strada e vedi gente che ancora non ha la mascherina, quel che sia, perché, non lo so, perché non ci crede o perché, quale che sia la motivazione, non si risolve il problema. Quindi le due cose devono andare di pari passo, quindi l'impegno sistemico anche di leggi e così via, e l'impegno personale. Poi si autoalimentano, perché ovviamente se c'è una regolamentazione tu sei più portato a seguirla, ma se tu la segui poi dai una spinta che la società vada in una certa direzione. Quindi ancora una volta non è una diatriba, qui non servono diatribe, facciamo una cosa o l'altra, va fatto tutto insieme. E quindi, come anche per il coronavirus, non c'è una soluzione, sono tante soluzioni che vanno fatte insieme per fermare questa cosa. È lo stesso con i cambiamenti climatici. E poi sulle rinnovabili, con il vostro responsabile, secondo me sono la grande speranza del futuro, c'è poco da fare. Vedete che sta succedendo al petrolio, il petrolio non si tira più su, certo, non sarà a numeri negativi per sempre, adesso tornerà su, eccetera. Ma l'era del petrolio è finita. È finita perché il petrolio ormai non serve più, la società cambia, insomma, ha fatto il suo ruolo nella storia del mondo. L'era delle pietre è finita non perché non c'erano più pietre, no? Come si dice, l'era del bronzo è finita non perché non ci fosse più bronzo, ma perché si va avanti. Ci sono tecnologie migliori adesso, più pulite, e che migliorano la vita, migliorano l'economia, migliorano l'occupazione. Questo è il punto. Questa è la cosa che mi sorprende sempre, che queste tecnologie, che sono tecnologie più decentrate, più democratiche in molti modi, sono tecnologie che possono migliorare tanti aspetti della nostra vita. Costano di meno, producono più occupazione e così via, eppure c'è ancora si fatica ancora tantissimo a uscire fuori da questo paradigma dei fossili. E lì purtroppo ci sono anche tante lobby, cioè che in Italia si parli di fare le trivelle in Adriatico, ma insomma queste sono cose che neanche nell'età della pietra si poteva neanche pensare. Cioè, ormai si è superato un certo tipo di tecnologia, però purtroppo dal punto di vista culturale ci vuole ancora un po' di tempo per superarlo. Veniamo a una domanda sull'agricoltura e sul nostro territorio, Friuli Venezia Giulia. Francesco, scrive: credo che l'agricoltura possa giocare, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, un ruolo fondamentale attraverso nuovi modelli di agricoltura con una visione più ampia sull'importanza di questo settore, sia in negativo per quanto riguarda l'inquinamento che in positivo i servizi ecosistemici. Qual è l'effettiva possibilità di miglioramento derivante da questo settore, secondo lei? E agricoltura come strumento di creazione di territorio e sua gestione, oltre che pianificazione, aggiunge. Ma io non sono un esperto di questo settore, quindi lo dico subito, ma secondo me è un aspetto molto molto importante, fondamentale. Allora, prima di tutto c'è proprio il problema legato al cambiamento climatico e alle perturbazioni che si fanno proprio sul clima a livello locale, cioè cambiare la copertura del suolo ha un grosso impatto sul clima a livello locale. Quindi anche la deforestazione, insomma, l'agricoltura va fatta secondo me in maniera equilibrata con il resto dell'ambiente. C'è il problema degli allevamenti intensivi, questo è un problema fondamentale anche nel caso dei cambiamenti climatici, perché gli allevamenti intensivi sono i maggiori emettitori di metano, che è uno dei gas serra più forti e che ha un contributo
non è il contributo maggiore è quello dell'anidride carbonica, ma il secondo contributo maggiore per tipo il 20% è quello del metano. E quindi la riduzione di allevamenti intensivi sarebbe fondamentale per la risposta ai cambiamenti climatici. Anche perché tanta di quello che si produce in questi allevamenti intensivi lo buttiamo via in ogni caso, perché c'è uno spreco di cibo di circa 30%, e quindi veramente non varrebbe la pena di farlo. Ma anche lì ci sono delle logiche assurde, dove magari si butta via la carne per non far andare giù il prezzo. Vabbè. E quindi secondo me l'agricoltura ha un grandissimo ruolo, tra l'altro ha un grandissimo ruolo nel chilometro zero. Cioè è assolutamente assurdo che noi andiamo a mangiare, non so, i pomodori che vengono dalla Cina, come si possono fare, no, in Puglia o quantomeno più vicino. Quindi un'incentivazione dell'agricoltura locale e quindi un aumento di questa economia a chilometro zero, secondo me è assolutamente fondamentale, perché oggi gli spostamenti per aereo e per nave, non oggi, perché adesso gli aerei non volano più e le navi non so quanto circolano, ma navi e aerei sono fra i più grandi inquinatori. Quindi aumentare il chilometro zero anche con un'agricoltura sostenibile è fondamentale anche per il problema dei cambiamenti climatici. Quindi questo secondo me è un tema molto molto importante. Allora, vedo un'ultima domanda. Intanto ci sono dei commenti che applaudono a gran voce la questione dell'educazione ambientale nelle scuole, è una cosa per cui avrebbe suscitato un applauso, penso, dal vivo. Federica invece fa una domanda abbastanza specifica. Ci sono delle aziende che operano a livello nazionale che si occupano di prevedere possibili scenari o comunque pensare a delle soluzioni a lungo termine per i cambiamenti che interessano le nostre zone? E la politica è a conoscenza di queste problematiche? E aziende non è la parola giusta, nel senso che esistono in Italia diversi istituti di ricerca, e fra le cose che fanno è anche ricerca su quelli che possono essere gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio italiano e anche sulle politiche di risposta a questi effetti dei cambiamenti climatici. Faccio un esempio: per esempio, in Friuli Venezia Giulia, proprio 2 anni fa, abbiamo, non so se la signora o signorina Federica, mi pare il nome, sa che c'è stato uno studio proprio specifico per il Friuli Venezia Giulia che ha messo insieme il nostro istituto a Trieste, l'Università di Trieste, l'Università di Udine e così via. Quindi ci sono in Italia diversi. Ripeto, la parola azienda non è giusta, perché insomma, azienda fa pensare a una cosa più di carattere commerciale. Qui invece siamo istituti di ricerca anche nell'ambito della protezione civile, anche nell'ambito dell'OSMER, dei servizi meteo, sia quelli regionali. Adesso ci sta costruendo, non so con quale velocità si costruirà un servizio meteo nazionale, quindi ci sono sicuramente delle diversi istituti che si occupano di questo, non ce n'è solamente uno. E quindi insomma la scienza, anche per quanto riguarda l'Italia, sta facendo parecchio per cercare di capire sia che cosa può succedere, sia come fare per rispondere a questo problema. Ok, farei l'ultima domanda conclusiva, anche visto il tenore della domanda. Sonia chiede: che spazi di manovra realistica per il futuro del clima potrebbe lasciare l'esperienza del confinamento del Covid-19? Allora, del confinamento non lo so, insomma, speriamo che non dobbiamo rimanere confinati per troppo tempo, perché adesso è vero che le emissioni sono crollate in tutto il mondo, tant'è vero che il petrolio non si vende più, però insomma sarebbe carino riuscire a ridurre le emissioni senza dover essere confinati in casa, anche perché specialmente i ragazzi poi cominciano a uscire di testa. Io lo so bene perché ho una figlia adolescente che comincia a dare segni. Insomma, un po' quello di cui abbiamo parlato prima. Secondo me si può veramente usare questo è un po' un punto di rottura con il passato, no?
L'economia si è disgregata, il sistema economico come era prima si è incredibilmente disgregato in 2 mesi. Questa è una cosa pazzesca. Onestamente non credo che nessuno se lo aspettasse. Però come si è disgregato? Tutti parlano di quanto ci serve per riprendere. 200 miliardi di euro, 1.000 miliardi, non so, ormai si sentono questi numeri. Come li spendiamo questi 200 miliardi? Nessuno lo dice alla TV, io non credo di aver mai sentito finora, a parte i 600 euro, eccetera, che sono del tutto legittimi e doverosi, ma per quanto riguarda la rinascita, io ancora non ho sentito, ma come li spendiamo questi soldi? Allora cerchiamo di spenderli in un modo, come insomma parlavamo prima, che non danneggi l'ambiente, quindi incentivi alle rinnovabili. Economia circolare, piccole aziende italiane, anche agricoltura sostenibile, insomma, cose di questo tipo. Qui si faccia un piano di un nuovo sviluppo, visto che si riparte, non dico da zero, ma praticamente da zero. Quindi ecco, sarebbe carino, secondo me, sapere come verranno spesi questi 1.000 miliardi. Ormai non si sa più se sono 200 miliardi, 1.000, 2.000, 3.000, piano Marshall. Ci sono tutti questi nomi, questi numeri, ma insomma qualcuno che abbia detto come li spendiamo, io onestamente. Allora, sicuramente non li spenderei per andare a trivellare in Adriatico, ecco, quindi ci sono delle scelte che si possono fare e speriamo che vengano fatte scelte anche che salvaguardino l'ambiente, ma non l'ambiente di per sé, salvaguardare l'ambiente. Io volevo chiudere con questo messaggio qui. A volte si pensa, sì, si pensa all'ambiente, ma non si pensa all'uomo, ma questo non è vero. Perché l'ambiente e gli uomini, gli esseri umani sono strettamente collegati. Secondo me è incredibile, è assurdo, assolutamente assurdo che oggi l'ambiente stia così bene e gli esseri umani stiano così male. Ma vi rendete conto del paradosso di questa cosa qui? Significa che l'unico modo per cui noi possiamo stare bene è se uccidiamo l'ambiente e viceversa. Ma questo è un discorso che neanche un folle farebbe. E invece siamo arrivati a questo punto qui. E quindi bisogna veramente usare questa rinascita, non so come vogliamo chiamarla, questa rimettere su il sistema economico, secondo me, in una maniera sostenibile. E ci sono le soluzioni, ci sono le tecnologie, ci serve solo la volontà. E magari cominciamo a mandare questo messaggio a chi può esprimere questa volontà in leggi, finanziamenti e così via, e speriamo bene. E l'altra cosa è che l'Italia è stato un esempio per il mondo nel modo in cui ha reagito al virus. Secondo me potrebbe essere un esempio per il mondo anche nel modo in cui risorgerà dal punto di vista socio-economico. Perché essere un esempio, come al solito, no? Nell'emergenza e non nella prevenzione, non in quello che succederà dopo. Veramente. Si potrebbe fare qualcosa di molto bello proprio a livello nazionale e rendere veramente questo paese un giardino per quello che potrebbe essere, piuttosto che quello che invece era prima del virus. Quindi speriamo bene, speriamo che ci dicano come spenderanno sti 1.000 miliardi di euro, perché io ancora non l'ho capito, se devo dire la verità. Scusate per quest'ultima esternazione, ma insomma. Veramente si potrebbe fare qualcosa di molto bello, sì. Grazie Filippo. Le domande per ora si sono fermate, quindi vista anche l'ora concluderei. Grazie mille, buona serata. Grazie, grazie Martina per il supporto. Volevo ringraziare anche Maria Teresa che ci ha messo online e ovviamente ringrazio Filippo Giorgi perché come sempre è stato disponibile a chiacchierare con noi, a condividere con noi il suo pensiero, le sue conoscenze. E, appunto, questi appuntamenti a distanza per noi sono molto importanti. Grazie per averci seguito e speriamo anche di vederci poi di persona, ma intanto cominciamo a ragionare su appunto quello che vogliamo per il dopo. E grazie Filippo per averci dato tanti spunti e tante idee su come ripartire. Grazie a voi e ciao a tutti quanti. Buona serata a tutti.